Buonasera ragazzi, benvenuti di nuovo nella mia cucina, benvenuti alle ricette di Tony. Questa sera facciamo una pasta che ieri abbiamo fatto la ricetta dell'insalata di pasta e mi è avanzato un po' di queste farfalle colorate e ho pensato di farle con champignon del gorgonzola e del prosciutto cotto, quindi faremo questa ricettina. Intanto già ho messo l'acqua per la pasta, quindi una ricetta molto molto veloce, molto sfiziosa. E ci facciamo questa cenetta, quindi ci è avanzato questo po' di pasta. E ci dice la verità, ci facciamo questa ricettina, quindi una ricettina sfiziosa. Ho preso, questa sera sono andato dal fruttivendolo, ho preso questi champignon bellissimi, stavano nella cesta, li ho visti e li faremo. Quindi ingredienti base, prima cosa, primo passaggio che andremo a fare, andremo a pulirli, a togliere il gambo degli champignon, li andremo a tagliare a fettine sottili e li faremo rosolare con una noce di burro. Questa volta non useremo l'olio, ma useremo il burro. Quindi li faremo rosolare con un po' di questo cipollotto fresco, che è qualcosa di eccezionale. E quindi ora ci avanziamo. Il primo passaggio, quello di mettere il burro nella casseruola e pulirci i nostri funghi e affettare il cipollotto. Quindi appena queste operazioni sono terminate, ci vediamo e vi faccio vedere il proseguimento. Quindi a più tardi. Allora ragazzi, ingredienti li abbiamo tagliati i nostri funghi, li abbiamo lavati per bene, tolto tutta la terra. Abbiamo sminuzzato il cipollotto, abbiamo sminuzzato il nostro prezzemolo, la nostra nocetta di burro sta qui, che si sta iniziando a sciogliere, quindi appena il burro inizierà a sciogliersi, aggiungeremo la nostra cipolla e precedentemente andremo ad aggiungere anche i nostri funghi. Quindi il primo passaggio che andremo a fare ora, appena il burro sarà sciolto, iniziamo ad aggiungere i nostri ingredienti, la nostra cipolla e i nostri funghi. Ecco qua ragazzi, abbiamo aggiunto la nostra cipolla, i nostri funghi, abbiamo sale e pepe, sale rosa, abbiamo aggiunto del sale rosa e del pepe scuro, e ora li facciamo saltare per 5-6 minuti affinché i funghi non perdono tutta l'acqua di vegetazione, così inizieranno a ritirarsi. Quindi una volta che si inizieranno a ritirare, aggiungeremo il nostro prezzemolo che abbiamo qui. E poi andremo a miscelare i nostri formaggi, quindi vi farò vedere come otterremo questa bella salsina ai funghi champignon. Quindi a più tardi e vi faccio vedere il passaggio. Ragazzi, se dovrebbe essere necessario, per quanto riguarda la sfumatura, aggiungete o del vino bianco o se avete non lo so, se avete della sidra di mele, también può essere sostituito. Quindi in questo caso ho aggiunto un bicchiere di vino bianco e appena il vino bianco sarà tutto evaporato, inizieremo la miscelazione dei nostri formaggi. Quindi rimanete con me che vi faccio vedere. Vedete che bella cottura, i nostri funghi stanno andando, la nostra cremina si sta iniziando a dissolvere. Un altro trucco: se volesse fare un tocco più orientale, potete aggiungere un po' di latte di soia che dà il tutto un po' più particolare. Quindi a più tardi che ci vediamo con il proseguimento della nostra ricetta. Vedete, i nostri funghi sono passati più o meno 4 minuti da quando abbiamo aggiunto il nostro vino e ancora deve evaporare. Quindi appena inizierà ad evaporare, noi aggiungeremo questo bellissimo pezzo di gorgonzola, lo faremo sciogliere all'interno, dopo ci metteremo due o tre fettine di prosciutto cotto e mantecheremo con il prezzemolo. Quindi è una spolverizzata di
parmigiano. Quindi al momento dell'incorporazione del gorgonzola io vi faccio vedere l'inserimento. La nostra pasta sta quasi in ebollizione, quindi i nostri tempi procediamo abbastanza bene. Quindi ora ci vediamo per l'incorporazione del gorgonzola. Allora ragazzi, abbiamo aggiunto il nostro gorgonzola che ora si sta iniziando a sciogliere e abbiamo buttato la pasta, le nostre farfalle. Quindi appena le farfalle saranno pronte ne andiamo ad aggiare qua. Quindi i nostri funghi stanno iniziando a perdere tutta l'acqua, quindi sta iniziando la crema. E ora ci andiamo a mettere anche il nostro prosciutto cotto. Quindi vi faccio vedere il risultato ora che andiamo a mettere il nostro prosciutto cotto. Quindi abbassate un po' la fiamma, mi raccomando, che ora si sta iniziando a restringere. Allora ragazzi, a questo punto abbiamo spento e ora stiamo mantecando con il prezzemolo a fuoco spento i nostri funghi con il nostro gorgonzola, il nostro prosciutto cotto. Quindi stiamo facendo questo passaggio così e dopo ora lo lasciamo stare, ecco qua, e dopo, appena la nostra pasta è pronta, andremo ad aggiungere nel piatto. Quindi vi faccio vedere la miscelazione degli ingredienti e poi impiattiamo. Quindi a più tardi, sempre con le ricette di Tony. Ragazzi, allora abbiamo scolato la nostra pasta, l'abbiamo aggiunta ai nostri funghi, ora lo diamo una bella mescolata che tutti gli ingredienti si amalgama. E vi faccio vedere il piatto finito impiattato. Quindi rimanete con me pochi secondi e vi faccio vedere il piatto finito. A più tardi. Ragazzi, il piatto è finito. Eccole qua le nostre farfalle con funghi, gorgonzola, il prosciutto cotto. Io ho aggiunto un po' di parmigiano per mantecare e poi ne ho aggiunto un altro poco sopra alla pasta. Quindi il risultato è questo bellissimo piatto, un bellissimo piatto fresco, bellissimo piatto unico come sempre, quindi mangiate sempre una sola cosa. Questa sera per la cena va più che bene, accompagniamo con un bel bicchiere di vino bianco che ci va bene e quindi ci gustiamo questo piatto. Io spero che questo piatto vi sia piaciuto. Mi raccomando di seguirmi sempre sul mio canale Facebook, Le ricette di Tony, sul mio canale YouTube Antonio Sepe Ricette. E noi ci vediamo alla prossima video ricetta, sempre qui dalla mia cucina, sempre da Madrid, dalla penisola iberica. Un saluto a todos, un abbraccio muy grande a todo lo mi compañero che me sigue da Italia e hasta la prossima. Ciao ragazzi!